Tutti dobbiamo cambiare vita. Tutti sempre abbiamo bisogno di convertirci, di fare un passo avanti nella strada dell'incontro con Gesù. Questa è una grazia che chiediamo al Signore. Nella prima lettura del profeta Isaia abbiamo sentito una chiamata alla conversione, ma una chiamata con uno stile speciale. Il Signore non minaccia, chiama con dolcezza, dando fiducia. Dice: vieni su, venite, discutiamo, parliamo un po'. Non ci spaventa. È come il papà di un bambino, di un ragazzo adolescente che ha fatto una stupidaggine e deve rimproverarlo e sa che se va col bastone l'altro si impunta e non funziona, deve andare con la fiducia. È come se dicesse: venite su, prendiamo un caffè. Parliamo un po', discutiamo, non aver paura, non sono qui per bastonarti, per punirti. E per vincere la nostra paura, dice, anche se i tuoi peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Il Signore dà fiducia, proprio come un papà dà fiducia al suo figlio adolescente. Tante volte il Signore chiama con questo stile. Pensate con Zaccheo. Zaccheo, scendi subito, vieni con me. Andiamo a pranzo a casa tua. Zaccheo chiama tutti i suoi amici, che non erano propriamente degli stinchi di santi, come sapete. E tutti ascoltano il Signore. E con quel gesto di fiducia il Signore cambia il cuore di Zaccheo. Restituirò quello che ho rubato, darò la metà dei miei beni ai poveri. Il Signore non l'aveva rimproverato, ha solo detto: vengo a pranzo a casa tua. Lo stesso sistema Gesù l'ha messo in atto con Matteo, quando ha chiamato Matteo. Sul solo fatto di averlo chiamato, Matteo ha cambiato vita. È grande la bontà del Signore. Lui non vuole bastonarci e condannarci. Ha dato la vita per noi e sempre cerca un modo di arrivare al nostro cuore. Venite, discutiamo, non c'è problema. Il perdono c'è. Prendi la ricevuta del perdono. Il perdono c'è. Adesso parliamone un po', perché magari non ripeti sempre le stesse ragazzate, ecco. Ma il perdono c'è. Non spaventarti. Dopo questa introduzione, Dio va molto nel concreto, perché Dio è concreto. E dice: che cosa chiede al popolo? Dopo aver detto che sicuramente il perdono c'è, però ti chiederei questo: cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Ecco, che erano le categorie allora più emarginate. Ecco, il Signore va subito nel concreto. Non essere come quelli che dicono: Signore, Signore, ma quelli che fanno la volontà del Padre. Il Signore ci insegna la strada del fare. Quanti genitori ci dicono cattolici, ma non hanno mai tempo per parlare ai propri figli, per giocare con i propri bambini, per ascoltarli.
oppure i loro genitori sono in casa di riposo ma sono sempre occupati, non possono andare a trovarli, li lasciano abbandonati. E non sto parlando di questo periodo qui, però dicono: io sono molto cattolico. A volte abbiamo questa religione del dire. Siamo cattolici a parole, ma coi fatti siamo contrari. Essere cristiano significa fare la volontà di Dio. E l'ultimo giorno cosa ci domanderà il Signore? Cosa hai detto di me? Chiederà quello. Oppure domanderà: cosa hai fatto per me? Ero affamato, mi hai dato da mangiare, ero assetato, mi hai dato da bere, ero ammalato, sei venuto a trovarmi, ero in carcere, sei venuto da me. Questa è la vita cristiana. La sporcizia del cuore, infatti, non si toglie come si toglie una macchia. Andiamo in tintoria, non siamo puliti. Si toglie con il fare, imparare a fare il bene. Convertirsi non è andare da una fata che con una bacchetta magica ci converte. È un cammino di allontanarsi dal male e imparare a fare il bene. È un cammino che richiede coraggio, tanti gesti, rifarli con umiltà, con perseveranza, finché non ti cambia il cuore. Non basta una volta. Poco. Altrimenti potremmo cadere in questa ipocrisia che Gesù nel Vangelo di oggi rimprovera. Parla alla classe dirigente del popolo di Israele, a noi preti, e ci rimprovera perché dicono e non fanno. Non conoscono la concretezza, e se non c'è la concretezza non ci può essere la conversione. Gesù parla di quegli uomini a cui piace vantarsi di essere giusti, i dottori della legge, che dicono le cose giuste, ma fanno il contrario. La vanità, l'orgoglio, il potere, il denaro è nel loro cuore, nel cuore di tanti preti, di tanti che si dicono cattolici. Fanno finta di convertirsi, ma il loro cuore è menzogna, sono bugiardi. Il loro cuore non appartiene al Signore, ma appartiene a Satana. Sono santi per finta. Recitano, ecco, l'ipocrisia è proprio una maschera, no? Gesù, sapete, preferiva mille volte i peccatori agli ipocriti. Almeno i peccatori dicevano la verità su loro stessi. Ricordate Pietro: allontanati da me che sono peccatore. Gli ipocriti non dicono mai questo. È sempre colpa di qualcun altro. Conoscete questo bellissimo libro di Lewis, l'autore delle Cronache di Narnia? Ecco, c'è un libro che si chiama Il grande divorzio, un sogno. E qualcuno di voi forse l'ha già letto. Parla del paradiso e dell'inferno. E immagina che una volta all'anno una pulma parta dall'inferno e porti questi spettri, perché quelli dell'inferno sono come degli spettri, sono quasi evanescenti, gli altri sono spiriti, no? E allora vanno in paradiso a farsi una passeggiata tutti quanti, e un filo d'erba gli punge i piedi, perché ecco. E allora vedono tutta questa gente in paradiso, felice, eccetera. E alla sera tornano tutti sul pullman per tornare all'inferno.
Perché per rimanere in paradiso dovrebbero ammettere di aver sbagliato qualcosa. Dovrebbero ammettere di aver bisogno di perdono e quelli non lo vogliono fare.